Incominciamo con il primo episodio chiave della partita. Collovatti ha il primo impatto con Zico, è vittima di una diabolica finta del brasiliano che cerca e trova il fallo in area di rigore. È lo stesso Zico a trasformare dagli 11 metri. Nella ripresa Radice manda in campo Miller al posto di Marini e i benefici si fanno subito sentire per l'Inter, poiché è il tedesco a propiziare il pareggio con un forte diagonale respinto da Brini. La palla perviene a Beccalossi che fa centro. Emblematico l'abbraccio dei nerazzurri al loro allenatore. Riprende l'Udinese che per una ventina di minuti chiude l'Inter nella sua metà campo. Ecco Zenga salvarsi con un estemporaneo intervento di piede. L'Udinese però si scopre troppo e l'Inter la punisce con una ficcante azione di contropiede. Sulla palla lunga si butta di forza Bagni che batte Bagni. Anche l'Udinese cambia le carte in tavola con Pradella e Miano in sostituzione di Virdi e Tesser. Al 34esimo Bergomi potrebbe aumentare il vantaggio, ma il suo pallonetto finisce fuori di porta. Neanche un minuto dopo, l'Udinese, a conclusione di una tambureggiante azione, coglie il meritato pareggio con De Agostini.